Bella a tutti ragazzi, io sono Super Jazz Alpha e bentornati in questo video di Bass Simulator 2020. Oggi siamo con un Mercedes, sempre con un Mercedes perché è sempre la mia marca preferita, facce Elite e quant'altro. Piove, linea 880. Intanto, ok, quindi oggi siamo con questa, vabbè, qualche bug qui c'è, però non è così grave. Allora, accendiamo luci, riscaldamento, luci di qui, poi 28. Poi allora accendiamo il quadro ok, non so se è basso il volume raga, sentite? No, aspetta, li accendi. Ok, dovrebbe essere a posto. Non puoi vedere? Qui era tutto a posto. Qua è a posto. Qui è a posto. Ok. Ah, togliamo il freno a mano. D. E possiamo partire. Ok. Lo so che da fuori non sembra tanto che cambi faccia Elite con la Mercedes e quella normale, però perché la skin è, poi ci sono stati i bug delle skin, però cambia qualcosina, è come se fosse il C2, no? È soltanto una somiglianza del C2, lo fatto che qui non si vede. Io spero che uscirà molto presto la mappa italiana, che su MC2 ci sono le mappe italiane, anche qui dovrebbero metterle. Spero una mappa di Core, no? Queste sono tutte mappe di Colombia, Brasile, cose. Cioè, spero che qualcosa uscirà anche di qualche autobus che non è messo. Tutti vecchi, cose del genere. In autostrada, intanto sto guardando in autostrada. Va meglio, vero raga, eh? Ho sistemato questa questione l'altra volta laggava, stavolta ho aggiustato. Vedete che non lagga. Laggava, cioè l'altra volta laggava in modo veramente pazzesco, stavolta non lagga come l'altra volta, va molto meglio. Questo forse poi dipende anche dalle mappe, se alcune mappe fanno un po' laggare, dipende anche dalle mappe, non è che soltanto da un gioco che ha qualche problema. Non l'ho vista la fermata, non l'ho vista. Mi fate passare? No, è un bel problema. Non si può. Puoi entrare questo qua. Sì, dai, è abbastanza intelligente da entrare da qui. No, perché poi sbatto contro le macchine, faccio qualche incidentino. Muoviti! Vediamo questo. Buongiorno. O buon pomeriggio, volevo dire. Vabbè. Ok.
Vabbè, io preferisco le Mercedes perché le Mercedes è una marca di qualità. Vabbè, c'è anche qualcos'altro, beh, c'è... però io preferisco di più le Mercedes, è la mia preferita. Poi soprattutto anche qualcos'altro, sì, la bella mamma per esempio, anche quella è bella. Oltre al man, no, quel Volvo lì fa schifo. Ancora non ve l'ho fatto vedere il Volvo, la prossima volta ve lo farò vedere. Poi quando si accende un rumore spaventoso fa, cioè, non so come cazzo hanno fatto una moto del genere. Un rumore spaventoso! Dio santo, non vedevi che stavo andando avanti? E vuoi passare a te? Ho la precedenza, se non lo sai, brutto scemo. Non so, non ti do la precedenza questi qua, voglio passare prima voi. Ecco, bravo. che autista che sono, sono bravissimi quei autisti. Va bene. Senza fare storie, entrate dentro, per favore. Ecco. Entri signora, per favore. Grazie. E te, boh, non lo so, tu chiamerai la polizia. L'assicurazione non te la pago. La mia la devi pagare tu. Ecco, prima ero passato di qua, se non sbaglio, e ora sono sotto. Ero prima al ponte. Ero al ponte, se non sbaglio. Ora mi ritrovo sotto di lui. Forza tutto gas. Aspetta, vado... Non andare troppo veloce, perché ho superato due volte una fermata. Cioè, qui ci sono delle fermate che manco le vedi. Sono invisibili. Mica se questo navigatore mi dicesse dove sono le fermate. Vabbè che le vedo, però col di OMS 2 ti dice anche dove sono le fermate. In quel punto lì. Questo non ti dice proprio nulla, che questo è anche buggato. Devo passare di qua. Ok. In autostrada. Un bel viaggetto in autostrada. Spero di non aver sbagliato strada. E ho sbagliato strada, infatti. Devo passare dall'altra parte. Ma porca miseria. Della schifosa miseria, ma porca, oh cavolo, come faccio ora? Aspetta, fammi passare a te con quella mini lì, la Fiat. Allora posso, com'è la situazione? Mi incastro? Una volta mi sono incastrato, cioè io off camera, e non sono più, cioè ci è voluto tipo un'ora per uscire da... Mi è incastrato contro un guardrail. Un'ora per uscire, cioè. E tutti stavano per scendere. Cioè, tutti si alzavano, volevano scendere. Vabbè, dai, faccio qualche manovra. Ce la faccio, no? Anche qua adesso devo perdere un'ora per fare una manovra del cavolo. Dai, forza. Oh, finora ci sono riuscito. Non mi sono incastrato troppo stavolta. Il volante che balla, vedo come baccato il volante. Dovevo passare di qua, ma io non lo so. Sa che c'è. Sono occupo.
Ok. Forza, accelera. Piccola laggarda. No. Vabbè, dai, vabbè, dai, non è possibile, però. Qua c'è la fermata. Ok. Fate pure. Ah, è sceso, ok. Io ho fatto un indietro. Ah, dove devo attivare il Tagikistan per me? Attiva? Manco si vede l'animazione. Anche c'è l'animazione dei tegicristalli. Che roba è? Sono invisibili, guarda, lì li vedo fermi. Non so perché. Oh te, che fai? Superi. Oh mio Dio, che fila che c'è qui. Ho colpito quello in moto, vabbè. C'è un collega qua davanti che è blu. Non so, il più lento di nonno. Ma che fai? Ti addormenti? Dico, si può andare neanche a 100 qui, che sono tutti lenti. Il limite quanto è? Ho colpito quello con la finestra. Quanto è il limite? Piano che vai a colpire questo qua con la moto. Love Francesco, love. Ehi, exit. Che cazzo è? Love exit, c'è scritto questo qua con la moto. Love exit. Che cazzo vuol dire? Love exit. Ma guarda, io supero, non me ne frega nulla, tanto la polizia non c'è, ma guardate come supero. Oh, questo sì che si chiama guidare. Come un pazzo. Folle. Guarda come mi supero. C'è la fermata qui. Ok. Devo passare di là. Muoviti. Ok. No, no. No, basta, volevo passare che gli ho dato così, basta. Quindi ti supero di qua. Non fare il furbo, sai? Eh? Vi supero tutti. A costo di non so, di fondere il motore dell'autobus. Mamma mia, che tempaccio. Superiamo. Oh, guarda che bello. È bello superare, vero? Altro che Formula 1. Ho spiegato quello con la Fiat. 105-110 km orari. È bella la vita così. Oh, cavolo. Vabbè, tanto non si graffia l'autobus, è immune ai danni.
non gli fa niente. Come no? Ah, ora dopo bisogna passare da di là. Allora, mi fate passare? Grazie. Oh, fammi passare a te, oh. Anche te il motorino. Minchia. Vento del cavo. Ok. Diciamo che ormai siamo arrivati. Che muovi te con la Fiat? Stilentone! Allora supero! Sai, un marciapiede supero! Non è da un marciapiede! Voglio vedere! Di qua passa il treno! Villa Ottavia! Che rotta del cavolo! Ah, nessuno ha suonato, quindi io posso andare avanti. Non c'è nessun problema. Cazzo. Lagga qui. Qui lagga. Raga, qui lagga. Porca miseria. Una porca. Io odio le macchine, io lo tolgo il traffico, lo tolgo il traffico, lo tolgo. Sono finito che sono tutti in sciopero, che stanno tutti a casa, che c'è il coronavirus. Lo tolgo il traffico, lo odio il traffico. Comincio ad odiarlo. Minchia se lagga, perché lagga? Vuol dire che in questo luogo lagga un sacco. Ma perché non ottimizzano questi luoghi qua di merda? Ecco, sì, vabbè. Facciamo rally, derby facciamo, derby autobus contro auto. Eh sì. Vabbè, facciamo derby autobus contro auto. Un po' di derby. Minchia, guardate che schifo. Non si può. Non si può. Lagga troppo. Non voglio ricominciare da capo la rotta. Non c'ho tempo da perdere poi. Speriamo che la smetti al più presto, cioè. Eh sì, pure il treno. Pure il treno. Stai nella strada, per favore, basta. Oh cazzo, Dio santo. Lagga. Minchia se lagga. Ecco, non ho caduto nella strada. Vabbè raga, io mi concludo qua il video. Non si può... Non c'è. Sono caduto anche dalla strada, non so perché, è strano. Sono caduto dalla strada. Vabbè raga, io concludo quel video. Cioè, è pazzesco veramente. Spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un bel mi piace. Commentate, iscrivetevi. E ciao raga, noi ci becchiamo alla prossima.